Ronaldo, tirato fuori dal cilindro, un gol pazzesco! È finita così, è finita, non c'è fallo, è finita! Appassionati di pallamano, ben ritrovati. Handball Talk è tornato, nuova settimana, nuova puntata. Subito un saluto al mio compagno di viaggio, Gigi Di Marcello. Ciao Gigi. Ciao Matteo, ciao a tutti, ben ritrovati. Ospite di oggi, un centrale giramondo, oserei dire, centrale della Raimond Sassari, Bruno Berzic. Ciao Bruno. Ciao Matteo, ciao Gigi, buongiorno a tutti. Ciao Bruno. Ragazzi, per entrambi purtroppo è d'obbligo partire sempre con la costante costrizione in casa, costrizione senza pallamano. Bruno, come te la stai cavando in Sardegna? Beh, diciamo che ho la fortuna che ho un piccolo parcheggio davanti a casa, quindi mi alleno molto davanti a casa quando c'è il sole. Ultimamente c'è molto sole, quindi da quel punto di vista è meglio che stare tutto il giorno in casa, però ovviamente manca il campo, mancano gli amici, mancano le chiacchiere, manca la birra al bar dopo l'allenamento. Le piccole cose che fanno dell'amicizia una grande cosa. Là iniziamo proprio con frasi già importanti. Bruno, bene. Niente Matteo, è la quinta puntata, la sesta credo. Abbiamo iniziato per ben sei volte, sempre con purtroppo siamo qui a... È vero, siamo qui a continuare a sperare di uscire da questa situazione che è, chiaramente adesso siamo arrivati all'esasperazione. Credo che la stragrande maggioranza delle persone abbia il livello di sopportazione fin sotto i piedi. Perché? Perché, ripeto, come abbiamo detto più volte, all'inizio era una sorta di novità, c'era il timore, c'era grande adrenalina rispetto alla paura. E le giornate passavano anche più facilmente. Perché? Perché ci si ingegnava, no? Si cercava di stare sempre attivi, gli allenamenti in casa, si scaricavano i video su YouTube, bricolage, chi più ne ha più ne metta. Dopo un po' anche questa routine eccezionale è diventata probabilmente insostenibile, insomma. Quindi credo che tutti quanti siamo con i carboni sotto i piedi nell'attesa che arrivi questo benedetto 4 maggio, che si spera possa quantomeno rendere la situazione un po' più vivibile. Sì, allentare forse in misura parziale la presa, diciamo, sì. E Bruno, voi in parte però dovete tenere ancora un po' la concentrazione alta, per quanto chiaramente possibile in questa situazione, perché almeno per altri 9 giorni, per una settimana diciamo all'incirca, c'è ancora la possibilità che voi giochiate la Final Four. Ne avete parlato? Ne parlate magari tra compagni di squadra? Anche vi sentite? No, certo, ci sentiamo tutti i giorni. Sicuramente ognuno fa il suo meglio, prova ad allenarsi almeno una volta al giorno. Ci sono giorni in cui si ha più voglia e altri giorni, come diceva Gigi, che manca anche quella, perché ormai dopo 48 giorni è tosta. Però sì, adesso aspettiamo. Io ho parlato con un po' di giocatori anche delle altre squadre. Sinceramente l'andazzo è quello che pochi vorrebbero giocare questa Final Four. Adesso te lo dico proprio da giocatore, non da direttivo della federazione o da direttivo di una società. Come giocatore, dopo un 2 mesi di pausa, per quanto possa uno allenarsi in casa, è poco per poi andare ad affrontare una Final Four dove comunque ci sarebbero, diciamo, in questo momento le 4 squadre più forti del campionato. Quindi sì, noi siamo lì che aspettiamo, vediamo cosa ci dicono, ma nel nostro io speriamo tutti che sia finito il campionato e siamo pronti a ripartire il prossimo anno con un campionato vero, perché sinceramente penso che anche se si vinca questa Final Four è comunque, chiamiamolo così, uno scudetto di cartone, non tanto qualificato. Poi ovviamente la Final Four, se si va a farla, si andrà a farla col massimo che si può fare in quel momento, con la voglia di vincere, quello sicuramente, però non sarà lo stesso come vincere uno scudetto a tutti gli effetti dopo una regular season, dopo dei playoff come sono stati, diciamo, l'anno scorso, e così, ecco. Gigi? Mentre parlava Bruno, cercavo anche di... è un'idea che sto modulando, no?
sto modulando in queste settimane. All'inizio tutti quanti avevano l'adrenalina e la voglia di ricominciare il prima possibile. Io credo che la soluzione sia nella parola stessa, cioè riniziare vuol dire ricominciare dall'inizio. Quindi riniziare dalla fine, probabilmente l'italiano ci viene un po' in aiuto e non è così ovvio, no? Cioè, perché si rinizierebbe dalla fine, cioè dai playoff scudetto. È un po' anacronistico come cosa. Chiaro che tutti vorrebbero riniziare a giocare. Altra cosa è riniziare una partita così importante, altra cosa è perché poi ci sono tanti aspetti da valutare. L'aspetto condizionale, l'aspetto emozionale, riniziare dalla fine con i palazzetti comunque vuoti, bravo, iniziare dalla fine comunque con tanti giocatori che hanno già preso altre casacche, quindi giocherebbero con un'altra casacca sotto e magari sono già con la testa altrove. Sì, diciamo che ci sono tante variabili effettivamente. È una situazione... È una situazione in cui si naviga un po' tutti a vista, no? Perché, per esempio, anche nel caso dei campionati europei di beach under 16, la Federazione Europea ha fissato questa data di fine settembre, dicendo che poi potrà essere ancora prorogata. È chiaro che ci si muove molto a vista. I vostri discorsi sono assolutamente condivisibili, assolutamente corretti. Anzi, in questo non so se avete avuto modo di vedere, per esempio, la Federazione Europea ha fissato la Final Four di Champions League a dicembre. A dicembre prossimo. E si giocherebbe con le rose di quel periodo, ma con le squadre che si sono qualificate adesso. È veramente una situazione sportivamente strana, molto strana. Bruno, invece, tornando al campo, che tu hai rimarcato, insomma, diverse volte nelle tue parole il fatto, l'importanza di quello che è stato sul campo, di quello che deve essere sul campo. Un campo che aveva visto un Sassari ben comportarsi, una squadra neopromossa che sicuramente sul mercato si era mossa in maniera importante, e una squadra con tante ambizioni. No, io posso dire che sono molto soddisfatto della scelta che ho fatto il giugno scorso, dopo che ho finito il mio contratto col Bolzano. Ho scelto questa società perché, parlando con Andrea Giordo, mi è sembrata una persona seria e, come hai detto te, molto ambiziosa. Forse ci è voluto un po' di tempo per l'amalgama, che ovviamente ci vuole per una squadra nuova. Alla fine sono arrivati 9 o 10 giocatori nuovi, però col tempo, col lavoro, abbiamo formato un gruppo ostico, un gruppo che in campo ce la metteva veramente tutta, e pian piano, poi anche ovviamente con l'innesto di Pereira, quando ha preso la cittadinanza italiana, ci ha dato tanto spessore, tanta potenza in campo, che forse fino a quel momento ci mancava un po'. E piano piano tutti hanno dato il suo. È una buona squadra, è costruita bene. Forse ci mancava qualcosa quest'anno. Adesso io non dico che avremmo vinto, però sicuramente avremmo fatto, cioè, già entrare nei playoff e arrivare forse fino alle semifinali scudetto sarebbe stato un gran campionato. Diciamo che io posso dire che la squadra, la società sta lavorando bene per questo riinizio famoso che abbiamo già parlato prima, per una nuova stagione da protagonisti, non bisogna nascondersi. Poi bisogna vedere, perché progettare è una cosa, poi arrivare fino in fondo è un'altra. Però la volontà c'è, le persone giuste ci sono, si sta lavorando dietro bene, tutti i ragazzi con cui ho parlato si sono trovati bene quest'anno, che è una cosa importantissima che non si trova dappertutto, bisogna dirlo. E quindi no, sono molto contento, cioè io alla fine ho firmato anche per il prossimo anno. Sembra strano, ma rimarrò 2 anni di fila, quindi vuol dire che mi trovo bene. Anche perché tu prima hai detto il dappertutto di Birdic vale doppio. Perché detto, non si trova dappertutto, e chi più di lui è autorevole, è autorizzato. Sì, lo posso dire. Certo, lo posso dire. E questo, Bruno, non ti nascondo che era uno degli argomenti che avevamo messo tra gli elenchi, nel nostro elenco personale. Il fatto di stare sempre con la valigia pronta. Poi magari lo approfondiamo meglio. Gigi, sicuramente sì. ci fa piacere, anche da osservatori del mondo della pallamano italiana, che ci siano
città importanti, no? Della nostra cartina geografica, che hanno queste ambizioni, come è stata Siena, come è Siena e come è Sassari. Assolutamente sì, possono solo far del bene, insomma. Chiaro che abbiamo dimostrato, l'altra volta avevamo con Adriano Di Maggio avevamo visto quanto probabilmente più facile, non è facile, però è più caratteristico, no? Creare lo sport cittadino quando si è una comunità, si parlava di Pressano con un migliaio di abitanti, no? Più o meno, diceva 500, non mi ricordo adesso il numero esatto, però insomma, dove tutto si stringe e ruota intorno alla pallamano. Una pallamano invece che entra all'interno delle grandi città, chiaro che deve sgomitare, bisogna lavorare bene perché c'è concorrenza di tanti altri sport. Non sappiamo qual è la situazione dello sport in Italia, è tutto più difficile riuscire a far bene in queste città, quindi a smuovere le coscienze, a portare gente al palazzetto, è auspicabile, è un obiettivo arduo, però è assolutamente lodevole. E Bruno, tra l'altro, una città, Sassari, che a parte nel mondo della pallamano, soprattutto poi femminile, ha un grande trascorso, ha vinto tantissimo, e in aggiunta è una città che vive lo sport in maniera molto, molto viscerale, penso al basket prima di tutto. Come è stato accolto, ecco, questo exploit della pallamano maschile a Sassari dal pubblico, dagli appassionati, dal Pala Santoro, che è uno dei templi della pallamano italiana? Beh, c'è da dire che al sassarese piace vincere, no? Questo si dice sicuramente dappertutto, ma al sassarese secondo me molto, gli piace molto vincere. Sono stati abituati, come hai detto te, nel passato a vincere tanti scudetti con la femminile, sono abituati nell'ultimo periodo con la Dinamo, che è veramente una gran società, una gran squadra di basket. E c'è una squadra di calcio che si chiama la Torres, che gioca in Serie D, ma è come se giocasse in Serie A, perché quando vince si vede che lo stadio si riempie e il sassarese gli piace andare a vedere lo sport. Però bisogna vincere, ecco, la parola chiave è quella. È stato un inizio, noi non è che abbiamo iniziato benissimo, abbiamo perso qualche partita in trasferta, abbiamo perso la prima contro Conversano, quindi il palazzetto si stava riempiendo, però dopo un paio di sconfitte così, diciamo che ci vedevano un po' così. Avete dovuto faticare doppio, diciamo. Abbiamo dovuto faticare doppio, bravissimo, perché dopo ovviamente quando sono arrivati pian piano tutti i risultati, anche quelli un po' inattesi, tipo la vittoria a Bolzano o una grande prova qua in casa contro Pressano dopo una sconfitta come a Brixen di 8, diciamo che lì il palazzetto ha iniziato a sentirsi e venivano sempre di più. Sicuramente se non fosse successa questa cosa del coronavirus, ai playoff avremmo avuto un palazzetto pieno, ne sono sicuro, perché ripeto, avevano voglia di pallamano di nuovo ad alti livelli. Col maschile, tanti anni fa, quando c'era ancora il grande Petras Raupenas, il buon amico di Gigi e il mio, c'era un Boris Popovic, c'era Demis giovanissimo, avevano fatto un gran campionato e il palazzetto era sempre pieno, io me lo ricordo quando lo vedevo dalla TV. Quindi sicuramente è un popolo che vuole vincere, che vuole guardare pallamano ad alto livello, sport ad alto livello in generale, e quindi anche per quello è bello giocarci, perché senti che comunque, ti faccio un altro esempio, io quando giocavo a Fasano una delle cose che mi piaceva di più è che tu andavi al palazzetto a giocare per il pubblico, cioè sapevi che veniva, sapevi che se giocavi male ti criticavano una settimana in giro per la città, per i bar, però quello ti metteva adrenalina, ti metteva motivazione per migliorare e il sabato dopo volevi far meglio. Quindi quelle città, quelle realtà lì sono ottime per dei giocatori che vogliono fare sport. Gigi, tu hai giocato e vinto anche a Trieste, no? La città principe della pallamano italiana. Com'è, e immagino sia stimolante ma anche difficile, giocare per un pubblico competente, sempre numeroso e molto competente? Sì, è la cosa più bella, stimolante e entusiasmante che ci possa essere. Trieste è un pubblico competente, un pubblico caloroso, è un pubblico presente, ma è un pubblico assolutamente rispettoso, non è un pubblico facinoroso, no, se vogliamo. Quindi
è difficile trovare un aspetto negativo, anzi, quindi è assolutamente straordinario. Non ci sono controindicazioni, ecco, per il pubblico, anzi, Trieste è stata sempre famosissima per avere la campagna abbonamenti tra le più alte d'Italia, sempre presente, chiaramente è stato educato negli anni a vincere, stravincere, dominare e ben figurare in tutta Italia, quindi parliamo di una della signora, diciamo, della Juve, per fare un paragone calcistico, della grande signora della pallamano, un po' la Juve della pallamano, ecco, il Trieste. Però Matteo, sai cosa ti volevo dire? Quest'anno, per tornare ai giorni nostri, quindi anche perché poi mi apri una cicatrice, certo, il cassetto dei ricordi, lì a Trieste potremmo fare per tutto il tempo della trasmissione. Invece l'ospite è Bruno Berdic. Scherzo. Però il paragone, per tornare ai giorni nostri, è, mi veniva spontaneo farlo, tra Siena e Sassari. Perché? Perché sono le due realtà, sono due squadre neopromosse, sono state due squadre ambiziose, sono tornate nel panorama pallamanistico in punta di piedi, e neanche tanto, e soprattutto hanno avuto, secondo me, un andamento opposto, speculare. Cioè, se qualcuno, chi avrebbe scommesso ad ottobre Siena fuori dai playoff, Sassari dentro? Io penso nessuna persona di buon senso, nessuno. Anche l'amante del rischio, a mio avviso, ad ottobre, a novembre, fino a Natale. Dopodiché c'è stata questa inversione di marcia da entrambe le parti, no? C'è stata questa flessione Siena e questa lenta ma costante risalita e presa di quota del Sassari, dove probabilmente anche i giocatori che faticavano di più, uno su tutti il portiere, se non ricordo male, Bruno, no? Che certo, all'inizio era messo in discussione, eccetera, e poi in realtà ha iniziato a trovarsi bene, si è trovata la quadra, probabilmente. Quello che ha perso Siena l'ha trovata Sassari, e i risultati si sono visti. Abbiamo avuto una flessione importante da una parte ed un'impennata altrettanto importante dall'altra parte del Tirreno. In un campionato, lo chiedo ad entrambi, molto divertente sicuramente, no? Ne avete giocati tanti entrambi e con diverse squadre. Campionato, anche insieme. Campionato divertente, vero Bruno? No, molto divertente. Diciamo che negli ultimi tre anni il livello è salito sempre di più, qualche gradino sempre di più. Ed è bello perché tu vai in campo ogni sabato consapevole che non sarà facile e ce la metti tutta, la giochi, poi ogni tanto perdi, ci sta nello sport, e ogni tanto vinci. Il buon Gigi mi darà ragione, le vittorie sono belle proprio perché puoi perdere, quindi dai un valore a quell'azione. È un campionato così fatto dove sicuramente sono... la vittoria più bella è quella sofferta, no? Chiaro. Certo, sì, sicuramente. Quella sofferta. Più è sofferta, più è bella, per ovviamente. Per quello che stavi appena dicendo. Ovviamente, quindi un campionato così che aveva pure l'ultima in classifica, perché noi a Colonia abbiamo preso solo un punto facendo il gol del pareggio, quindi potevamo prenderne zero, per dirti, è un campionato avvincente ed è proprio un peccato che si è interrotto così nel momento. Io sempre quando parlo con i miei compagni dico: adesso ci sarebbe stato il momento più bello, arriva il bel tempo, arrivano i playoff, metti tutto quello che hai ancora nel serbatoio, perché poi sai che a fine maggio te ne vai a casa, ti vai a riposare, ti fai un mese e mezzo di mare, sole, e sei ripronto. Quanto ti piacciono le isole, Bruno? Quanto ti beh, io sono un isolano proprio dopo, perché vengo da un'isola piccolissima croata, quindi io diciamo che sto bene sia in Sicilia sia in Sardegna, ma alla fine io mi trovo bene dappertutto, Gigi, quindi tu lo alla sai fine che... andrai a vivere a Malta se continui così, perché le hai girate tutte le isole, no? Sei nato in un'isola croata da una parte dell'Adriatico, adesso stai vivendo e finalmente probabilmente avrai trovato pace nell'altra isola del Tirreno, quindi voglio dire, l'aspetto sentimentale, hai trovato la quadratura del cerchio, con la squadra sì, la quadratura del cerchio, con la vita la quadratura del cerchio, con la società,
Quindi Bruno, un applauso per te, perché anche tu non eri neanche quotato in SNAI, probabilmente nessuno avrebbe scommesso su tutte queste cose positive. No, no, ma infatti guarda, ti do proprio una news, proprio prima stavo chattando con Giulio Venturi e mi ha detto non mi dire che rimani, perché se rimani non ti parlo più, mi cade un mito. Guarda, io non credo tutto è possibile. Nessuno di noi, questo è la crasi. Nessuno di noi, Bruno, si avventurerà nel riepilogare le squadre in cui hai giocato, perché sono veramente tante. Ma secondo me, anch'io ogni tanto mi perdo qualche anno, dico ma dove ero quell'anno lì? Devo riguardare Facebook per vedere i ricordi. Ma come si fa a arrivare in un posto nuovo ogni volta, riambientarsi, cambiare compagni? Insomma. Ma forse a me mi ha un po' agevolato, perché io a 6 anni sono andato via dalla Croazia, che ho seguito tutta la famiglia ovviamente col babbo, che siamo arrivati a Genova e lì sono stato 5 anni, poi siamo andati a Ferrara, quindi ho imparato subito fin da piccolo a farmi amicizie nuove e boh, qualcuno ce l'ha forse dentro di sé, che non ha paura, dice 2-3 cavolate in spogliatoio, diventa il simpatico. Bruno, 2-3, anche 8-9, vai. Volevo essere modesto, Gigi, volevo essere modesto. Però sì, alla fine è una di quelle cose che forse è una delle cose più belle che mi ha dato la pallamano, veramente. Ho girato tante società, ho girato tante città, ho conosciuto tante brave persone che poi con gli anni sono rimasto in contatto. Un esempio Gigi, che abbiamo fatto un anno a Teramo, un anno a Siracusa, direi quello a Siracusa monumentale, forse non per i risultati, ma per il buon pesce e il buon vino che abbiamo mangiato insieme. E quindi è una di quelle cose che mi piace dello sport, ecco. Quindi non ho mai trovato una squadra brutta o dove non ho trovato amicizie, o non so, mi sono trovato veramente sempre bene. Ovviamente qualche volta c'era qualche difettuccio, diciamo, societario, però tutto sommato fa parte del gioco, sì, anche quello. Sì, certo. ma infatti mai un anno è uguale all'altro, anche nella società, quindi anche con le stesse persone, e questo un po', diciamocelo, il bello, no? È il bello, perché non sai mai, cioè è uno sport, ma è lo sport in genere, 2+2 spesso fa 4, ma può anche fare 3,5, 4,5, insomma. Certo, ci sono delle variabili importanti. E quindi, insomma, sì, abbiamo condiviso tanto insieme. Poi Bruno è una persona che si sa far voler bene e sa come conquistare il Gigi di turno, no? Dovunque va, quindi sa... Guarda, Gigi di turno ce n'è solo uno, quello proprio te lo dico. Questo lo confermo e lo sottoscrivo. grazie, mi avete fatto arrossire. No, beh, cioè, un filosofo come te che non dice niente ma dice tanto, cioè, è una cosa spettacolare, quindi non lo trovi in tutte le squadre, anzi. Ma dire tutto senza dire niente è una capacità che pochi hanno. No, di pochi, dai, ovviamente. Va bene, ragazzi, direi che... Gigi, non so se hai altro da aggiungere dopo gli elogi. Ma io finirei qui, perché se apriamo il cassetto dei rimproveri, poi ci vorrebbe un'altra trasmissione. Rimaniamo così, sul bello. Lasciamo che la memoria faccia riaffiorare le cose positive e dimenticare quelle negative. No, vabbè, scherzo. Bruno è un amico e quindi è un piacere risentirsi. È un piacere comunque... ritrovarsi, fare il punto della situazione, fare una chiacchierata. Non abbiamo chiesto a Bruno qual è il suo pensiero della pallamano di oggi rispetto a quella che ha visto anche lui, perché insomma anche lui inizia ad avere una certa età, nel senso, comunque una persona matura pallamanisticamente, che si è formato, una persona estrosa, ricordiamolo, che ha avuto anche, che non ha fatto della fisicità il suo cavallo di battaglia, ricordiamo anche questo, o no Bruno? No, certo. Però certo. Insomma, ecco, tanta testa e quindi è riuscito a togliersi delle grandi soddisfazioni. Però Matteo, niente, se vogliamo riaprire anche in questo caso con che cosa ne pensi, Bruno, della pallamano di oggi? Assolutamente sì. No, della pallamano di italiano o generale?
No, chiaramente quella che ci interessa di più, quella della pallamano italiana, quella che abbiamo visto, quella che hai visto, quella che hai giocato. Guarda, io ho avuto gli inizi della pallamano italiana quando sono entrato in Elite. Era una pallamano forte perché c'erano 4 stranieri, c'erano 8 squadre, ma tutte 8 fortissime. E diciamo che ho visto dei giocatori veramente bravi, capaci. Ho visto anni ancora buoni di un signor Tarafino che distribuiva veramente regali in campo, quindi perle. Ho visto giocatori come Rocky Vancic che affascinavano il pubblico italiano, quindi ho visto un Blažo Ristić che era ancora in forma quando era qua in Italia. Poi ho visto un scendere, un picco, il picco dei campionati a tre gironi, dove c'erano squadre, non voglio fare nomi, ma squadre che non potevano neanche giocare in A2 qualche anno prima ed erano in A1, e quindi ovviamente il livello si era abbassato completamente, e diciamo che le uniche partite forti erano le semifinali di Coppa Italia e le semifinali Scudetto, quindi un po' il campionato era proprio buttato lì così al vento. E poi piano piano si è rifatta la formula, le squadre si sono un po' aggrappate, diciamo che l'economia ha aiutato perché ha iniziato a rialzarsi piano piano. Adesso abbiamo avuto questa sfortuna del Corona che sicuramente di nuovo scenderà un po'. Io spero che tutte le società e la federazione si impegnino al massimo per tenere questo livello il più alto possibile, ecco, perché sarebbe un peccato perderlo di nuovo. Cioè, speriamo che facciano di tutto per noi giocatori, per il pubblico, per loro in generale, per tenere vivo lo sport, la pallamano in Italia, perché alla fine, ripensandoci, è veramente lo sport più bello del mondo ed è uno sport che ti regala tanto, non ti stanchi mai di guardarlo, almeno io non mi stanco mai di guardarlo, quindi spero quello, ecco. Grazie Bruno. Grazie a voi. Grazie per aver accettato il nostro invito, e invece tu diventi il buon Gigi da ora in poi. Grazie buon Gigi. Mamma mia, addirittura mi ha battezzato nuovamente Bruno Bertic, questo è... Beh, non buon so, Gigi. Per il buon Gigi è buon Gigi. Buon Gigi, si sembra tipo Frattac, no? Sì, è proprio quello, l'immagine è quella. Comunque sì, rimaniamo e magari ci salutiamo Matteo con la speranza, che è anche delle ultime parole di Bruno. E secondo me, per chiosare, anche per chiudere sulle parole di Bruno, non ci dobbiamo nascondere dietro un dito. Secondo me un passo indietro verrà fatto, e secondo me è innegabile, è assolutamente, dobbiamo aspettarci che si farà un passo indietro per tutto quello che è successo, per tutto quello che c'è stato. Credo che la soluzione e l'impegno di tutti quanti sia di farlo il più piccolo possibile, quindi limitare i danni, perché sicuramente questa pandemia ha creato un danno importante nel tessuto sociale, economico, e quindi per effetto domino anche si ripercuoterà nello sport innegabilmente e immancabilmente. Speriamo solo che questo passo indietro sia il più piccolo possibile, ecco, questo è. Assolutamente questo sì. Questo è il mio punto di vista. E sicuramente sono certo che gli attori, insomma, deputati a farlo, lavoreranno per questo. Io vi ringrazio per aver partecipato. Grazie mille, e naturalmente grazie anche a tutti quanti voi avete scelto di ascoltare anche questa settimana il nostro podcast Handball Talk sui canali digitali della Federazione Italiana Gioco Handball. Ci sentiamo la settimana prossima e naturalmente buona pallamano a tutti. Ciao. Il tiro è un gol pazzesco, una rete incredibile, Coniglio tirato fuori dal cilindro, un gol pazzesco, è finita così, è finita, non c'è fallo, è finita.